Ciao a tutti, ben ritrovati nel canale per la sesta puntata dedicata al ciclo sulle penne stilografiche. Come promessovi nella precedente, detto che avremmo parlato di Parker Duofold e che bel vedere, guardate qui. Ovviamente questo non è il suo, non lo ritrovo. La scatola, l'astuccio originale, ho preso in prestito quello della Sonnet alla francese. Parker Duofold in parure con le due sorelle cadette, penna sfera a scatto e la roller a inchiostro liquido, che esteticamente è identica alla regina, alla Duofold. Due parole, un breve scorcio storico quando si parla di Parker è d'obbligo. Bisogna parlare di George Sanford Parker, che nel 1888 fonda la omonima ditta. Le cosiddette negli Stati Uniti si chiamano Big Four, le quattro grandi. Allora, l'incipit lo dà Lewis Edson Waterman, considerato un po' a tutti gli effetti il papà della stilografica moderna anche. Che nell'83, 1883, l'annata in cui nasceva anche il nostro duce Benito Mussolini, tra l'altro, lui fonda la omonima ditta, appunto, Waterman. E già ne parleremo quando recensirò le Waterman mie e di famiglia. Allora cosa accade? Subito c'è Parker e poi adesso le Big Four sono considerate Waterman, Parker, Schaeffer e Eversharp, ormai estinta. Invece in origine, almeno fino al primo quinquennio di tutti gli anni 20 del XX secolo, erano Waterman, Parker, Schaeffer e Conklin. Questo quanto afferma un eminente storico del settore, un eminente firman, Richard Binder. Secondo lui erano queste. Conklin poi, obtorto collo, nel decennio degli anni 20, fino ad arrivare al 30, cede il posto a Hall Eversharp, che lo sostituirà a tutti gli effetti. Ecco, questo qui era un inciso doveroso. Comunque Parker, che faceva Parker? Parker era un insegnante che non guadagnava molto. Mi pare cambiano i tempi, ma è sempre un insegnante che non guadagnava tanto. E per integrare vendeva, rappresentava delle penne stilografiche. Si era subito accorto che le riparava anche, faceva un po' il pennaio. E queste stilografiche, tutte le stilografiche del tempo, erano afflitte dal problema di perdite continue, perdite di inchiostro, tanto che molti preferivano non usarle, ricorrere al vecchio e collaudato Calamaglio, Calamo Calamaglio, che disse lui che pur non essendo uno scienziato, però aveva una fervida mente, gli venne l'intuizione che poteva, allora, alimentatore, pennino, e inchiostro, sono le leggi, la dinamica dei fluidi erano ben conosciute all'epoca, però nessuno aveva pensato di affinare i sistemi. Lui inventò un alimentatore detto Lucky Curve, un alimentatore che praticamente ricurvava a salire,
E qui eravamo nel 94-98, attorno al inventa questo, lo brevetterà successivamente, inventa questo sistema Lucky Curve e con quello già risolve molti dei problemi delle stilografiche. E un'invenzione epocale, fonda la Parker ed ecco che Lewis Edson incomincia ad avere un concorrente importante, perché se Lewis Edson inventò l'alimentatore multicanale, due canali, altre cose, questo qui Parker aveva inventato un sistema che poi affiancherà dopo. E cosa succede? Che il successo è immediato. Questo Lucky Curve, dicevo, sì, da un lato ha reso possibile la diffusione della stilografica, è diventata ormai più sicura come penna. Dall'altro lato rese i pennai una categoria di blasfemi, perché purtroppo questo sistema era oltremodo ostico da mantenere, da riparare, da smontare. I pennai dovevano faticare più di una camicia per sistemarlo. Allora, questo è il 94, arriviamo nel 99 e lancia la prima penna in ebanite. Allora, ebanite è chiamata qui in Europa, nei paesi anglosassoni è più correttamente definita come hard rubber, gomma dura, che è intrinsecamente è ciò che è, appunto. È la vulcanizzazione della gomma con aggiunta di zolfo, e questo rende il materiale molto duro e di colore, appunto, della gomma, colore ebano che teoricamente avrebbe dovuto sostituire le... Allora, nei strumenti musicali, prendete un sassofono, guardate cosa nell'imboccatura. Quel materiale nero dove poi va anche l'ancia, quella è ebanite, almeno era ebanite, se poi adesso è sostituito da altri polimeri più recenti, comunque era ebanite. Dov'è l'ebanite anche? La vediamo nel cannello delle pipe, quelle che si fumano, le pippe, i bocchini, si chiama anche bocchino, ma quelle sono altre cose, non sono in ebanite, sono servizi, glissiamo, cambiamo nello scabroso. Il cannello, quello nero, quella lì è fatta in ebanite, che si attacca sulla radica che porta al fornello. Esiste dai primi, mi sembra, attorno al 1830. Fece queste penne in ebanite che all'inizio erano sì buone. E cosa avviene poi? Nell'11 brevetta il Lucky Curve, arriviamo al 12 brevetta un altro sistema, interno del cappuccio di sicurezza per contenere ulteriormente le perdite, e con questo le penne sue diventano molto ambite. La Waterman inizia a temerlo sempre di più, perché sta mangiando fette di mercato. Nel 33 il Vacumatic, qui saltiamo, il Vacumatic è un'altra finezza della Parker. Cos'era? Era un riempimento a diaframma variabile, un sistema che consentiva di caricare il doppio dell'inchiostro di tutte le altre penne in commercio nel tempo. Invenzioni su invenzioni, però ecco, la cosa bella avviene nel 1921, elaborata nel 20, tira fuori
una Parker che chiama la Parker Duofold, e lì nasce un mito. Una penna che piace subito, in sé al il sistema di sicurezza Safe Caps, quello lì per le perdite, e il Lucky Curve. E oltretutto è molto estetica, è appetibile esteticamente, fatta in hard rubber, in ebanite. Però attenzione, lui ha l'originale idea di mettere del colorante, e quindi viene una penna in ebanite rossa, la famosa Big Red. E poi c'era la gialla, nacquero... Allora, la penna, allora, la stilografica era appannaggio di pochi, di certe elite della borghesia, dei banchieri, la gente comune non se li poteva permettere, neanche ne aveva tutta questa necessità. La gente comune, quella che scriveva, scriveva con Calam Calamaio. Erano tutte abbastanza sempre costose. Però chi riusciva a offrire delle soluzioni per cui, oltre ad essere costose, erano penne sicure che non t'allagavano il taschino del costoso vestito, piuttosto che i documenti dove la appoggiavi, e vendevi. E ecco che le prime iniziarono, fu subito un successo. Successivamente, negli anni 30, gli affianca i modelli più piccoli, ledi, varie dimensioni, insomma, era nata la Duofold, che a tuttora è considerata l'ammiraglia della Parker. Oh, cosa succede però? Vedete che qua la concorrenza sana porta sempre miglioramenti. Ci mette lo zampino la Schaeffler, che attorno al 23-24 cosa fa? Dice: e io adesso ti frego, tu fai le belle penne, ma io metto un materiale che è molto più piacevole. L'ebanite non era piacevole al tatto, era porosa, e poi aveva un altro difetto: con le mani un po' sudate, quando si scriveva, rilasciava cattivo odore di zolfo. Oltretutto non era neanche molto resistente agli urti, e i colori erano opachi. La celluloide esisteva già, però Schaeffler iniziò a impiegarla nella costruzione delle sue stilografiche sullo stelo, e non solo, il cappuccio. Ed ecco che stava portando via fette di mercato su fette di mercato agli altri. E allora Parker andò dalla DuPont, la ditta di chimica, sviluppo, brevetti, invenzioni, la plastica, e si fece fare un tipo di celluloide che chiamò permanite. Intendiamoci, il succo era sempre celluloide, e c'erano diritti. La prima penna, che non è la Duofold, entra in commercio nel 24. Il materiale si vede che non è più la vecchia gomma dura, le manite. Però non lo chiama permanite, che poi altri non è che celluloide, questo per motivi di diritti. Soltanto nel 1926 appariranno le prime pubblicità dove verrà declamata la bontà di questo nuovo materiale indistruttibile. Ci furono anche prove eclatanti, come usavano allora la penna che fu gettata, non ricordo se dall'Empire State Building piuttosto che da un altro grattacielo, insomma, per far vedere che era indistruttibile. Oh, indubbiamente è la celluloide è più appetibile rispetto a non solo alla vecchia ebanite, ma anche a quelle di resina, cioè eufemisticamente le chiamiamo resina, perché questa qui è plastica. Bella quanto volete, ma plastica. Chiuso l'escursus era d'obbligo quando si parla di queste grosse ditte.
andiamo a vedere da vicino la duofold dei nostri tempi.